Ciao, buonasera. Ciao a tutti, oggi ho fatto anche un tentativo, poi subito interrotto in diretta perché già è storto così e prima è ancora peggio, non capisco oggi perché non ci riusciamo a mettere in linea, ma ho capito adesso vedendolo da qui, sarà meglio per la prossima volta. Quindi siamo storte Un stasera, pochino, un pochino. niente che non Ok. sia già successo, devo dire, Ok, però va bene. gli ultimi due un po' mi ero sforzata di fare dritto. E quindi vabbè, poi che vediamo, ma è lo stesso. Allora, ciao a tutti. Beh, buon anno l'abbiamo già detto perché ormai sono già passate quasi 2 settimane. Eh sì, Mamma mia. già seconda diretta dell'anno. Allora, un po' di come al solito, appuntamenti, gruppi, cose che poi sono anche dei consigli di libri, ovviamente, perché insomma, Certo. dopo vi riportiamo anche un po' le varie impressioni di tutti sulle letture. Intanto vi volevo dire questo. Un paio di persone mi hanno chiesto informazioni sul fatto di sottoscrivere da noi degli abbonamenti o del fare delle box. Allora, istituzionalizzeremo, sì, mazza, tutto meglio quando avremo il sito nuovo a Abbastanza capacità breve, sì. massima, diciamo, tra poco. Però noi queste cose le facciamo già, anche se non le pubblicizziamo molto ancora. Quindi, se siete interessati ad avere un abbonamento da noi, un abbonamento vuol dire che vi mandiamo un pacchetto con un libro ogni mese, 2 libri, insomma, quello che vi piace di più. O a fare delle box a sorpresa o per voi, o da regalare, insomma, da 3, 5 o più libri, scriveteci, noi abbiamo un po' delle formule già presettate, però sono super personalizzabili sempre, e abbiamo anche un magnifico questionario che ho fatto io in questi giorni per un po' carpire i vostri gusti e capire, insomma, secondo noi dopo quali possono essere i libri che vi piacciono di più. Si può decidere di non sapere nulla, si può decidere di farsi dire i libri prima dell'invio in modo tale da valutare, insomma, se uno ce l'ha già o se è interessato davvero o vuole altre proposte. È tutto abbastanza flessibile, però ecco, dato che me l'hanno chiesto un paio di persone, non penso di averlo mai detto qui. Lo facciamo, siamo attive anche su questo fronte, quindi se vi piacciono i nostri consigli e volete farvi consigliare da noi anche da lontano e periodicamente, lo facciamo molto volentieri. Fine. Allora, l'altro giorno si è riunito il nostro gruppo di lettura in libreria. Abbiamo parlato della Tua Senza Tenebra di Jon Kalman Stefansson. È stato uno dei libri più amati dal gruppo, ormai in un anno e qualche mese che si ritrova. Ha avuto, devo dire, molti fan entusiasti, altre persone che l'hanno amato con più moderazione, altri che non sono riusciti a finire, lo so, ovviamente ci sono sempre tantissime voci ed è giusto così, però devo dire che il voto finale è stato molto alto. Anche noi lo abbiamo letto appunto in vista del gruppo e devo dire che ve lo devo consigliare, io non l'avevo ancora letto, anche se è uscito ad ottobre, è un libro veramente molto avvolgente, Termine pieno, giusto, vero? avvolgente, sì, Sì, che proprio giusto. porta nell'Islanda non solo quella di Reykjavik, ma in realtà quella dei fiordi del nord, quindi dei paesaggi molto remoti, con dei personaggi delicatissimi, veramente poetici, però anche molto alcuni di loro, soprattutto le donne in questo libro, molto forti, molto decise, generose anche nelle proprie scelte. E racconta la storia di un piccolissimo villaggio, quindi quasi di 2 famiglie praticamente, e tutto ciò che gli ruota attorno nell'arco di 120 anni. E Stefansson è un poeta. E anche se scrive 600 pagine rimane sempre un poeta e in questo libro si sente tantissimo. Un'altra cosa bellissima di questo libro è in assoluto il rapporto che c'è tra scrittura e musica, tra la storia e la musica e la famosa nel nostro gruppo ormai Playlist della Morte, che è una playlist che si chiama così per un motivo che scoprite leggendo il libro,
Non è un motivo solo macabro, anzi, quasi per niente. Ed è una playlist bellissima che viene creata durante tutta la storia. La trovate anche su Spotify, scrivendo Playlist della Morte, con delle cose dentro cioè veramente Bellissime, bellissime. bellissime, sì. Andiamo dal rock islandese al rap francese, la trap, cioè, e poi c'è l'hip hop americano, e passando per tanti Beatles, tanto Bruce Springsteen. Dammi Rai, insomma, Sì. C'è veramente c'è di ogni. di ogni, un po' di jazz classico È adesso, vero, c'è Duke sì. Ellington, Sì, sì. Insomma, bellissimo. vabbè, è veramente un libro particolare. Chi conosce bene Stefansson, io non lo conoscevo bene, mi dice sempre lui, sempre i suoi temi, raccontati sempre in modi diversi, mai deludente, mai scontato, per chi lo conosce già, per chi non lo conosce assolutamente è una bellissima esperienza. Il libro è questo qua. È un po' lungo, ma è stupendo. Il nostro sempre lo stesso gruppo si troverà l'8 febbraio, quindi io ve lo sponsorizzo sempre perché se siete qua vicino e volete fare il gruppo di lettura in presenza, siamo ben contente, con un libro diciamo di tutt'altra taglia, perché ha poco più di 100 pagine. È un libro che noi dobbiamo ancora leggere, ma che è piaciuto un sacco a tante nostre lettrici e libraie amiche, ma ve ne abbiamo già parlato, quindi ve lo faccio solo vedere. È Il Sarto Volante di Étienne Kern, edito dall'Orma, premio Goncourt, romanzo d'esordio 2022. Fra l'altro, 8 febbraio, mercoledì, ci vediamo col gruppo qui in libreria per parlare di questo. Fra l'altro, iniziamo. Che vedo la prossima settimana appena arriverò al pacco, finalmente un rapporto diretto con l'Orma. Questo vuol dire che avremo sempre disponibile il loro catalogo in modo più snello, più diretto, rispetto ad avere dei grossisti in mezzo, che con gli editori piccoli è sempre un po' macchinoso. E quindi vi parleremo dalle prossime settimane sicuramente molto di più di questo editore che abbiamo deciso di contattare. Perché anche noi vogliamo approfondire. Insomma, Sì. sapete il nostro amore per Annie Ernaux, ma non solo, però il catalogo è veramente meritevole e anche noi dobbiamo un po' studiare. Molto, sì, molto centrato sulla letteratura francese E e tedesca. tedesca, anche Tanti perché classici l'editore, anche, cioè sì, tanti anche autori classici, esatto, recuperi. anche perché l'editore Flabby è traduttore dal francese, quindi è lui che traduce Annie Ernaux, però hanno un catalogo molto interessante, direi anche poco consueto, cioè Sì, abbastanza si molto. distingue abbastanza da tante altre cose, per cui insomma è anche un modo per noi per approfondire la conoscenza, appunto la conoscenza del catalogo, e quindi ve ne parleremo sicuramente. Finisco sui gruppi, poi lascio i bimbi. Sì. Per dire che invece lunedì 16 sera ci vediamo per parlare della signora Potter, non è esattamente Santa Claus, di Laura Fernandez, edito da Solferino, questo romanzo pazzo che per me è un libro per bambini ma per adulti, cioè nel senso è un bellissimo libro per bambini ma costruito per gli adulti, divertentissimo, che mi sta facendo molto riflettere sul nostro rapporto, sul mio almeno, ma sto sondando, credo anche un po' di tutti, con la pura fiction, che non è mai da tanti anni un rapporto così abitudinario, anzi, Sì, tra l'altro secondo me, seguendo ovviamente quello che leggi, tu di fiction pura ne leggi pochissima, poca, pochissima. Certo, pochissima, pochissima. Sì, ma non credo di essere l'unica perché vedo anche che in cosa vendiamo di generale, più. certo. E ne avevamo già un po' parlato con La più recondita memoria degli uomini, che è un libro totalmente diverso, non li sto paragonando, però lì non c'è. Cioè, non è un gioco letterario, insomma, ci sono tanti temi molto molto sociali e storici, anche se lì c'era questa epopea, questa ricerca inventata, e qui siamo proprio appunto nel mondo non solo dell'invenzione, molte volte anche del paradosso, del melodramma, e con tantissimi personaggi, cioè quasi ritorna ai romanzi inglesi classici, no? E niente, quindi sarà molto interessante parlarne con il gruppo che di solito è molto, non so, questo libro è un divertissement, invece noi di solito siamo tutti più su delle cose molto più impegnate anche emotivamente. E Sì, quindi è vero. 16 gennaio alle 21 ci vediamo online.
Per ricevere il link, allora, chi è nella mailing list l'ha già ricevuto. Se non l'avete ricevuto, scrivetemi, c'è un problema. Se invece non ci siete e lo volete, mi scrivete su qualsiasi canale e ve lo mando. E mi chiedete sempre come si fa a partecipare ai gruppi online, così. O se volete il link dell'incontro, me lo scrivete, ve lo mando. Se volete essere sempre aggiornati sugli incontri, i link dei vari incontri, bla bla bla, vi inserisco nella mailing list. Molto semplice. Ok, ho finito, dopo andiamo invece agli incontri con gli autori, che è un altro capitolo, ma vai Ok, coi sì, volevo, Zanfan. sono due recuperi di due libri che erano usciti nel 2022 per bambini, che non, però, insomma, che avevamo un po' trascurato, che volevo segnalare. Uno molto simpatico, è un personaggio che ritorna, è il signor Panda. Sono usciti già precedentemente due libri, sono libri per bambini anche piuttosto piccoli perché sono tematici, ce n'era uno sulla nanna e uno sul cibo, questo è sul lavarsi. Però al di là, adesso io non amo, anche noi non amiamo particolarmente i libri che insegnano qualcosa per bambini, però questi hanno davvero, sono estremamente simpatici e hanno una grafica carinissima, per cui con questi personaggi buffi da matti. Lui è il signor Panda che ha un sacco di ciambelle da condividere con gli altri amici animali, però prima dice, chiede se si sono lavati le mani e ognuno, c'è il lemure, c'è l'ippopotama, c'è il pinguino e ognuno insomma ha fatto qualche cosa, ma insomma sostanzialmente non si è lavato le mani. Libro semplicissimo, non c'è niente di, però è veramente, sono veramente carine le immagini, quindi è proprio simpatico. Vi faccio vedere la pagina in cui la signora ippopotama dice che non si è lavata le mani, ma che ha un culetto molto profumato. Molto carino, proprio anche dai 2 anni, direi. Invece l'altro è un libro molto bello, con due firme. Adesso io non ricordo e non ho fatto in tempo andare a vedere come si chiamava l'altro, quello della tigre. Margherita, ti ricordi tu? È tipo due parole, Sì, no, non c'è un due. proprio non ci viene in mente, ma magari se vi interessa lo Vorrei recuperiamo. dirti. Vorrei dirti, bravissima, vorrei dirti, bravissima. Chiaramente. La memoria di Margherita è assolutamente speciale. Ribadisco, sono la coppia di autrici, le stesse di Vorrei dirti, libro estremamente bello e poetico, e qui escono con questo libro, sempre edito da Fatatrac, come il precedente, che si chiama Ogni bambino. Ed è un racconto mi ha ricordato un pochino che cos'è un bambino di Alemagna, cioè cerca di raccontare le sfaccettature di un bambino in modo estremamente poetico, raccontando soprattutto parlando delle diversità, quindi del colore della pelle, di cosa fanno i bambini, ed è bellissimo, esteticamente, graficamente veramente veramente bellissimo. E chiamano nella quarta di copertina di quest'albo, dice, una piccola mappa poetica per guardare più in là del visibile. È veramente veramente dolce. Racconta un po' come i bambini crescono, che cosa possono fare della vita, con una parte, diciamo, di scrittura molto breve, ma che lavora tantissimo, con l'abbinamento immagine e testo. Quindi non cambia un bambino i suoi colori, sono dentro, sono sempre dentro e anche di fuori. Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti per Fatatrac. Ogni bambino, veramente bello, ve lo volevo far vedere anche se è un libro uscito nel 2022, ma ancora per questo inizio anno non abbiamo ancora visto praticamente niente di novità per bambini, e quindi insomma era giusto parlare di questi. Ma ci saranno presto, Ci perché a saranno marzo c'è la presti, fiera, esatto, quindi quindi insomma uscirà al mondo. si va. Capitoli invece incontri, sia in libreria che online. Allora, no, sì, la settimana scorsa, ma ci siamo visti in mezza settimana, sono un po' sfasata su questa cosa, adesso prenderemo il ritmo del venerdì. Dovevo rivelarvi, ma cioè potevo, ma pensavo di non potere, insomma, un gran casino. Non ve l'ho detto, ma ve lo dico adesso, anche se l'ho già spammato sui nostri social, che mercoledì 18 gennaio siamo online grazie all'NN Book Club, quindi siamo su Zoom in questo collegamento coordinato e organizzato da NN, quindi non lo gestiamo noi come i nostri GDL. Trovate sulle nostre pagine, su YouTube metto il link per iscriversi, i posti sono limitati, quindi iscrivetevi subito se volete. Siamo appunto online in dialogo con Sara Bohm.
autrice irlandese di questo libro che io ho amato tanto, ve ne ho anche parlato più volte, si chiama L'occhio della montagna. Insieme a me ci saranno ovviamente Giulia e Luca di NN, poi ci sarà Jacopo del Giralibro di Mestre, il mio amico libraio di cui vi parlo spesso perché ci confrontiamo molto. E sono molto contenta di questo incontro, di farlo insieme a degli amici e delle persone che, insomma, che stimiamo sia come librai che come appunto persone, e molto curiosa di conoscere questa autrice che oltre ad essere un'autrice è una saggista, un'artigiana, lei fa delle cose, tante cose a mano, è Ah, una non sapevo. collezionista di un particolare tipo di artigiana, c'è un articolo sul Passenger Ah, suo su ok. questa cosa, vive credo nell'ovest dell'Irlanda, abbastanza isolata e ha molto a contatto con la natura, con i suoi animali, credo abbia due o tre cani, molto belli, li ho visti su Instagram fra l'altro. E insomma, lei si è fatta notare un po' in tutta Europa con il suo Fiore, frutto, foglia, fango, che era il libro precedente a questo, poi in realtà ne ha scritti altri due che in Italia non sono ancora usciti, e NN qualche mese fa ha pubblicato appunto Quest'occhio della montagna, che è un romanzo molto intimo, molto poetico su questa coppia, un ragazzo e una ragazza che decide di lasciare Dublino per andare a vivere in una casa vicino appunto a ci sono montagne vicino a Dublino, montagne come le intendiamo noi, tipo le Dolomiti, cioè dei monti, e vicino a questo monte appunto. E prima o poi di scalarlo e vedere cosa si vede da su. E il libro, ogni capitolo è un anno di questi ragazzi insieme ai loro due cani in questa casa e di questo rapporto, come cambia il rapporto fra di loro, come cambia il rapporto con la natura, con la casa stessa. È una lingua veramente molto raffinata, quella di Sara, e non faccio fatica a raccontarlo, non è che succede molto, però succede tutto appunto con il ritmo con cui cambiano le cose nella natura, ovvero a strappi oppure molto molto lentamente. È un bel libro e lei mi incuriosisce tantissimo come autrice per il suo lavoro in tutti gli ambiti. Ho anche comprato in Irlanda un libro che si chiama Handiwork, dove racconta il suo lavoro di scrittura e il suo lavoro manuale, spiegando che rapporto c'è fra queste due Bello. cose. E quindi niente, sono contenta e bisogna iscriversi, appunto, non è aperto e quindi se vi va di partecipare trovate il link un po' dappertutto, se non lo trovate scrivetemi. E 22 gennaio, domenica, non questa che viene, quella dopo, in libreria alle 18, recuperiamo l'aperitivo che dovevamo fare l'8 dicembre, ma lo facciamo il 22 gennaio, uguale, con Sara Gamberini per parlare di Infinito Mulliti, il suo romanzo sempre in uscita è uscito per NN alla fine dell'anno scorso, e però recuperiamo con un bonus perché, come vi ho già raccontato, insieme a lei ci sarà Sara Gragnani, autrice di Moore, graphic novel, vabbè, Vabbè, ne abbiamo parlato bellissimo, per tutto il esatto, sì, cioè, ne continuiamo a 2022. consigliare, eccetera. Sono due persone, loro veramente di una sensibilità molto speciale, e entrambe, questa presentazione delle Sare, come la stiamo chiamando fra di noi, diverse ma molto simili per temi di interesse, molto empatiche, e niente, credo sarà una cosa molto emozionante perché sono due persone con un'aura molto forte, Sì. e quindi niente, siamo veramente contente di riaverle in libreria perché entrambe sono già venute e di averle questa volta insieme. 22 gennaio, ore 18. Ultimissima cosa che vi dico tra gli appuntamenti, poi ne parleremo meglio, che questo è quello più lontano. Abbiamo già anche quelli di febbraio, ma non ve li non spoiler tutti adesso. Un po' alla volta, anche perché 30. non me li ricordo io, immagino voi. Ah, io dico tutte le volte così se uno me. 31 gennaio, sempre qui alle 21 stavolta, viene Marco Cassini, che noi amichevolmente chiamiamo Signor Sur, cioè fondatore, editore della casa editrice Sur, non vi dico quanto amiamo Sur, bla bla bla, che ci parla del suo lavoro di traduttore, curatore, non so come dire, promotore, Sì. amante, esperto di Julio Cortázar, in particolare di questo pazzesco volume che Sura ha fatto uscire un paio di mesi fa, che
che è Salvo il Crepuscolo, ovvero per la prima volta in italiano tutte le poesie raccolte di Julio Cortázar, non solo poesie, in realtà scritti, prose brevi, eccetera. Chi lo sta leggendo mi dice che è una cosa meravigliosa, non ho anche su questo grossi dubbi, e credo che sentire Marco parlarne sarà veramente da un valore aggiunto enorme, perché lui è molto bravo quando parla del suo lavoro, immagino quando parla di Cortázar, ecco, che è un po' Beh, uno dei pilastri, no, del lavoro del di suo. lavoro, ma insomma, immagino anche una sua grande Esatto. passione. Quindi niente, lui viene il 31 gennaio, qui ho scoperto oggi che gli devo anche fare da spalla, ho detto ragazzi, abbassiamo le aspettative subito, perché cioè, conosco un pochino, ma non sono sicuramente a livello di qualcuno che lo studia da 1000 anni, quindi spero di avere le domande tipo un po' Beh, però dai, preparate, Marghe, non ti però buttare sono giù, una sei grande sicuramente amante di la più Cortázar. titolata qua in zona Sì, per vabbè, sono poter una grande parlare amante con di Julio Cortázar, va bene. un po' perché ami Cortázar, un po' perché di poesia ne Sì, dai, capisci, va insomma, bene. dai. In ogni caso, invece di me, molto imbarazzata, venite, ma soprattutto per sentire parlare di, più che parlare di, anche proprio le parole stesse di Julio Cortázar, che per me è uno degli autori imprescindibili e geniali del nostro Novecento, insieme a tanti altri, per amor di Dio. Però lui, dato che non è proprio conosciutissimo come altri, andrebbe un pochino più riscoperto. Poi non è facile, certo, è complesso, è intricato, vabbè, però insomma, la vita è così, quindi cioè, non capito perché invece i libri devono essere facili. Marghe è una Vabbè. grande sostenitrice dei libri. Sì, molto. Allora, invece, qualche novità. Allora, sono usciti questa settimana tre autori che tornano in libreria dopo un bel po' di assenza. Autori, adesso libri appena arrivati, di cui però ho letto opere precedenti, per cui insomma, magari riesco anche a dirvi due parole in più. Allora, partiamo dall'autrice più famosa, ne avrete anche sentito parlare di questa uscita, era piuttosto attesa. Torna finalmente in libreria una delle regine del giallo Sellerio, che è Alicia Giménez Bartlett, autrice spagnola, che esce non più con la serie di Pedra Delicado, di cui tra l'altro abbiamo visto anche la serie televisiva trasposta a Genova con Paola Cortellesi, ma qui introduce una nuova, dei nuovi personaggi, proprio una storia ex novo. Il libro si chiama La Presidente, come gli altri, è edito da Sellerio, e qui torniamo proprio al suo modo di fare giallo. Lei è, se non l'avete mai letta, è un'autrice che è capace di rendere i suoi personaggi proprio così, sono molto caratterizzati, sono proprio dei personaggi a cui ti affezioni, che sembrano quasi i tuoi fratelli, insomma. Faccio riferimento ovviamente a Pedra Delicado, è un racconta soprattutto molto le donne. Lei ha scritto anche dei libri non gialli e racconta le donne, anche proprio una tendenza piuttosto femminista. Anche qui abbiamo invece due investigatrici donne. Cosa succede in questo libro? Niente, viene trovata morta in un hotel di lusso di Madrid, questa donna anche insomma già un po' non più giovanissima, però è un personaggio molto coinvolto nella vita politica e sociale del paese perché è la presidente della Comunità Valenciana. Diciamo che ci sono tutte delle autorità, degli uomini politici che cominciano a voler tenere un pochino insabbiata questa cosa perché probabilmente dietro ci sono delle cose che non si vogliono far sapere al grande pubblico, per cui decidono di dare l'indagine su questa morte a due poliziotte novelle appena uscite dall'accademia che quindi si presuppone che non siano granché insomma come investigatrici. Loro sono Berta e Marta. Sono due sorelle, però loro sono due ragazze molto giovani, però con una certa determinazione e quindi cominciano ad indagare e almeno insomma, la scheda del libro parla del fatto che riesce a coniugare questa acutezza di indagine con invece poi anche l'ingenuità o comunque la leggerezza di due ragazze giovani, appena
appunto appena uscite dall'accademia, quindi non hanno neanche 30 anni e quindi con anche i loro sogni, le loro, appunto, le loro ingenuità. Carino, e l'altra caratteristica di Lisa Gmelin-Bartlett è che comunque lei li cala sempre molto nel sociale, quindi c'è sempre una certa critica a certi ambienti politici, a certi ambiti un po' così non proprio perfettamente puliti. Quindi sarà sicuramente una lettura piacevolissima, come sono state tutte quelle di Perla Delicato. Quindi se lei ha molti sostenitori, finalmente è Tra uscito. l'altro, donna adorabile quando l'abbiamo Esatto, incontrata da esatto. Facebook. È veramente una persona di grande disponibilità, molto, molto aperta, molto, molto Molto. umile, tranquilla. No, Bel anche cioè, molto bello personaggio, sì. sentirla parlare. Sì, molto bello. Rimango nell'ambito del giallo per andare invece rimaniamo nella lingua spagnola, ma andiamo in Sud America e qui parliamo dell'Argentina. Esce un nuovo libro di un'autrice che in Italia non è particolarmente conosciuta. Io ho lessi un paio di suoi libri e mi divertii molto a leggerli. Anche lei fa dei gialli molto sociali, anzi forse anche di più, perché nei suoi romanzi c'è sempre una fortissima critica alla società argentina, molto spaccata a livello sociale, quindi grandi ricchi in zone iperprotette, poi il resto della popolazione che insomma si trova a far fatica a campare, molto molto sociali. Esce con questo nuovo libro che si chiama Elena lo sa, come gli altri, edito da Feltrinelli, che è stato anche finalista all'International Booker Prize, proprio per questo suo aspetto sociale. Insomma, lei li costruisce come, se, come dei misteri, però in realtà veramente sono uno spaccato di questa. La storia è particolarissima, fra l'altro, perché è la storia di questa Rita che viene trovata impiccata nella chiesa che lei era solita frequentare. Tutti pensano che sia un suicidio, l'unica che non ci crede è la madre, che è una donna di più di 80 anni malata di Parkinson, e nessuno la vuole ascoltare e decide di rivolgersi all'unica persona che gli può dare una mano, che è una persona con cui lei ha un credito di favore, diciamo, nel suo passato. Quindi si prende, si organizza e questa donna attraversa tutta Buenos Aires per andare a cercare quest'uomo perché renda giustizia alla morte della figlia. Quindi c'è questo aspetto particolarissimo della protagonista, che è una signora anziana malata di Parkinson, che tanto che appunto c'è questa indagine, racconterà poi anche il suo rapporto con la figlia. Claudia Pinheiro, Elena lo sa, ma è una lettura insolita ma molto piacevole. Vi parlo anche di questo, che è anche questo un ritorno, poi magari lasciamo per ultimo dopo Margherita. Ritorna in libreria un autore che a me è piaciuto moltissimo nei suoi due precedenti libri, che erano Il fondamentalista riluttante, libro molto bello, da cui è stato tratto anche un bellissimo film con la regia di Mira Nair. Se non l'avete visto, recuperatelo perché è fatto molto bene. Exit West. E Exit West, di cui credo che abbiamo parlato, perché non è che poi sia. No, no, era prima. Era prima. Comunque, libro Tempo anche passa. quello molto bello. Con entrambi i libri lui è stato finalista al Booker Prize. Questo è il suo nuovo romanzo. Caratteristiche di Moshin Hamid. È lui. Si chiama L'ultimo uomo bianco, edito da Einaudi. Lui scrive dei romanzi estremamente essenziali, cioè proprio sono tutti molto brevi, molto essenziali, raccontano una storia, non divagano. Però sotto c'è sempre una storia un po' allegorica, non so come dire, sia in Exit West che nel Fondamentalista Riluttante. Lui è pakistano di origine, cresciuto a Londra, e niente, qui racconta la storia di questo, mi sembra si chiami Anders, scusate, fa riferimento specificatamente all'inizio del libro alla Metamorfosi di Kafka, facendo riferimento a Gregor Samsa che una mattina si sveglia e non è più un uomo ma uno scarafaggio. Qui Anders una mattina si sveglia sta cominciando a diventare di un bel marrone scuro, sta diventando una persona nera. E ovviamente sconvolto da questa cosa, arrabbiatissimo, esce, nessuno lo riconosce, si rivolge alla sua amica e anche mezza amante, diciamo, Ona, che appunto si trovano tutti un po' sconvolti ad affrontare questa cosa, per poi rendersi conto che tutti stanno diventando neri, tutta la popolazione. Si comincia a parlare al telegiornale e lo svolgimento è questo. Lui
porta un po' queste situazioni all'estremo per raccontare soprattutto il mondo e soprattutto le diverse impronte culturali, la diversa razza e quello che sono le dinamiche tra appunto odierne tra le diverse razze. Libro secondo me molto interessante, Mushina Midol, l'ultimo uomo bianco per Einaudi. Allora, in realtà io vi volevo solo far vedere questi due libri di cui vi abbiamo parlato nella diretta scorsa, quindi andate a recuperare nel caso quella del 4 gennaio, perché vabbè, questo lo avevamo già fisicamente in mano, perché avevamo la nostra copia, I donatori di sonno di Karen Russell di Sewell, però è arrivato anche disponibile alla vendita mercoledì 11, libro molto particolare, appunto parecchio inquietante, tant'è che Stephen King dice che anche a lui ha tolto il sonno, su questa appunto epidemia di sonno che colpisce verosimilmente gli Stati Uniti e insomma, persone muoiono di insonnia e bisogna cercare questi bambini donatori di sonno puro per salvare persone, però i genitori iniziano a opporsi, ma un bel distopico. Sul genere veramente non dell'horror, però sicuramente dell'inquietudine spinta. E questo ve ne avevamo parlato, non ce l'avevamo ancora. È uscito anche, riuscito in realtà, un libro del 1940, già pubblicato un po' di anni fa per Iperborea, ora ripubblicato in questa copertina, devo dire, stupenda. Callo Caina, Il siero della verità, l'autrice. Unicum probabilmente nel genere distopico del metà del Novecento, aveva un'autrice, Karin Boye, morta nel 1941, autrice svedese, ed è appunto un libro che sta di fianco a Il mondo nuovo, 1984, in questo stato del controllo, in questo stato che controlla tutti, questo scienziato inventa questo siero della verità che diventa un'arma apparentemente molto utile, ma poi insomma un'arma veramente pericolosissima sia per chi la usa che per chi la subisce. E, vuoi andare tu con No, vai quale? pure, finisco dopo. Ok, invece no, sì, di questo non ne avevo mai parlato. È una novità di Keller, un libro che viene da Monaco di Baviera. Si chiama Non c'è pace per Kuhn. Ed è un giallo sociale che in Germania è andato benissimo, è stato primo in classifica per un sacco di tempo. L'autore si chiama Jan Weiler, più o meno, credo che lui sia di Düsseldorf, e, è il primo di una trilogia, a quanto pare, insomma, è appena uscito, quindi guardate se vi piace questo, poi penseremo ai seguiti. E il protagonista, appunto, è questo Martin Kuhn, poliziotto. Che vive in un sobborgo piuttosto insomma, borghese di Monaco, appunto, dove prima sorgeva una fabbrica di inneschi e munizioni Weber, di cui lui non sa niente, in realtà dovrebbe saperne di più perché questo riguarda poi il territorio in cui lui abita e le dinamiche che lo coinvolgeranno. Ma questo Martin è un soggetto molto particolare, ha una dote, non sa come, nonostante sia una persona molto ingarbugliata per fare confessare gli assassini, però poi con la moglie e il figlio non riesce assolutamente a comunicare e si sente sempre la testa troppo impegnata da troppi pensieri, non riesce mai a fare ordine. E questo è il primo caso, diciamo così, di questo commissario un po' sui generis, che si chiama Martin Kuhn. Quindi se siete appassionati dei gialli sociali, quindi un po' come quelli che abbiamo visto prima, ma di tutt'altra ambientazione, sicuramente devo dire che Keller non è il primo che fa, ha fatto anche quelli di Kurkov, ambientati a Kiev, insomma, ne ha fatti vari, questo è tedesco e di solito sono sempre molto molto piacevoli. Anche Acquarossa, se vogliamo, è un poliziesco a suo modo, è piaciuto molto. Quindi niente, consiglio molto i gialli di Keller perché non sono dei gialli di puro intreccio, c'è anche una bella scrittura e soprattutto degli spaccati di posti che non conosciamo. Io, cioè, sì, sono stata tante volte, ma non posso dire di Monaco, conoscere sì, da questi turista, luoghi. Esatto. E chiudo con questo, vado io sì, vai volentieri. pure. Questa invece non è una novità.
Lo recupero perché non ne avevamo parlato, è uscito qualche mese fa, boh, in ottobre, novembre, non ricordo, ma in Irlanda l'ho visto consigliato da molti librai indipendenti come uno dei libri migliori del 2022, quindi l'ho subito ripreso perché l'avevamo avuto, l'abbiamo venduto, l'ho ripreso subito. L'autrice è un'autrice irlandese, per l'appunto si chiama Jean Carson, è un'autrice dai temi molto forti, il suo romanzo precedente si chiamava L'incendiario, è arrivato anche in finale al Premio Strega Europeo, insomma un'autrice in Irlanda molto conosciuta, qui da noi comincia ora, la pubblica Giulio Perrone. Questo libro qui, il titolo originale è The Raptors, in italiano è stato tradotto da Leonardo Taiuti, che oltre ad essere un ottimo traduttore, pluripremiato, eccetera, eccetera, è anche l'editore di Black Coffee. È stato tradotto con Il giorno del giudizio ed è un libro molto particolare da quello che ho letto, ambientato nel 1993. La protagonista, 1993, Irlanda del Nord, Troubles, che non sono ancora finiti, quindi insomma Ah, un ok, Irlanda del certo Nord. Irlanda del Nord, sì, Ok. Ballylack per l'esattezza, che sta su nella costa nord, sono dei posti molto remoti, molto, immaginatevi quell'Irlanda delle scogliere con questi paesini, che per arrivarci c'è solo una piccola strada, ecco quelli. La protagonista è Hannah Edger, che è una ragazzina di 11 anni, non vede l'ora di andare in vacanza, appunto, nonostante stia in questo posto piccolissimo. A scuola è un po' una di quelle ragazzine che si sente parecchio esclusa, quindi insomma per lei le vacanze sono un sollievo. Fa parte di una famiglia evangelica molto praticante, molto severa, quindi c'è questo background religioso e severissimo in lei, che le impedisce di avere una sua libertà come altre sue amiche. E in realtà quell'estate è un'estate tragica perché iniziano per una malattia misteriosa a morire uno a uno tutti i ragazzini della sua età. Un libro molto forte, fra l'altro da quello che ho capito poi anche i ragazzini morti in questo libro hanno un ruolo, cioè sono dei personaggi anche dopo morti, e su un'epidemia, non so se appunto scritto dopo il Covid, se questo abbia in qualche modo influenzato la scrittura, sulle conseguenze sia in chi rimane sia in chi se ne va. Non so, io sono curiosissima di leggere un po' per l'ambientazione, un po' per questa trama Ah, particolare, sì. so che lei è molto forte, cioè proprio di temi, appunto si capisce. C'è questa frase dietro: 10 sono morti prima di me, sono l'unica rimasta, il più delle volte sono contenta di avercela fatta, a volte vorrei non essere qui. Però Tosto. mi viene da pensare Interessante. quando fra 10 anni penseremo, sperando che poi questa epoca Covid sia, non dico un ricordo, ma comunque molto gestita, quando penseremo a tutta la narrativa nata intorno a questo evento che ha veramente rivoltato un po' il mondo e la percezione, e anche perché si stanno scoprendo tanti libri, magari scritti anche prima della pandemia, di cui si ipotizzavano queste cose, che adesso insomma hanno un aspetto, cioè abbiamo tutti una percezione molto, molto più forte, ecco, di questi libri. Prima era una cosa lontana, adesso è una cosa estremamente possibile. Bene, chiudo con una cosa completamente diversa. Libro segnalato questa settimana come una delle uscite più interessanti, esce per Bollati Boringhieri, lei è Kristen Arnett e il libro si chiama Con i denti. Io avevo letto la recensione su, mi sembra, Robinson la scorsa settimana. È un romanzo, allora, con un tema abbastanza solito, nel senso che si parla di una famiglia, di una madre con un figlio che è un bambino veramente scalmanato, terribile, che si trasforma nel corso del libro in un adolescente spietato, con un rapporto con la madre terribile. Lei sta facendo
fa di tutto, insomma, per essere una buona madre, quindi si prende cura di lui, gli dà da mangiare, insomma, gli lava i vestiti, lo aiuta a fare i compiti, ma insomma con sto ragazzino il rapporto non c'è. Qual è la particolarità del libro? È che si tratta di una famiglia arcobaleno, quindi le mamme sono due. L'altra mamma, perché la protagonista è la madre biologica del ragazzo, l'altra madre, diciamo la madre adottiva, è una donna invece piuttosto forte, che è una donna anche in carriera, quindi fa un po', scusate questo paragone che non mi piace per niente, ma giusto per far capire, fa un po' il papà della situazione. Diciamo che queste dinamiche cominciano a incrinare il rapporto anche tra le due donne e a incrinare soprattutto il sogno di, adesso non mi ricordo come si chiama lei, Sammy, diciamo la voce narrante del libro, sul sogno di fare della sua famiglia arcobaleno una famiglia felice, insomma un sogno più che... Insomma, un bel sogno che però, appunto, come capita nelle famiglie eterosessuali, può, non essere realizzato. E quindi va un po' ad analizzare quelle che sono le relazioni in questo rapporto tra due donne con un figlio. Quindi, dinamiche. Un po' tutti i giornali americani ne hanno parlato come, appunto, una acuta analisi delle dinamiche di una relazione di una famiglia omosessuale. Quindi, se avete voglia di leggere un po' questa storia atipica, con i denti di Christian Arnett per Bollati Boringhieri. Io Ok, avrei finito. sì, ma anche perché devo andare. Va bene, niente, abbiamo detto un po' tutto. Ci vediamo venerdì. Nel mentre, lunedì ci vediamo con chi è online per la signora Potte. Mercoledì. Mercoledì, grazie. Ci vediamo con chi sarà online con NN, noi il Giralibri per Sara Boom. E basta, poi ci vedremo venerdì e ci ridiremo gli appuntamenti prossimi. Ogni volta io faccio questo reminder perché so che siete, so, sappiamo che siete in tantissimi a seguirci in diretta o in differita ogni settimana, ci fa super piacere, però ci fa altrettanto piacere, insomma, se vi vediamo partecipi ai nostri eventi, che siano online o in presenza, in base chiaramente alla posizione geografica di ognuno. Non l'ho detto. È quasi scontato, in realtà no, perché non lo facciamo sempre. Sicuramente l'evento con Sara Gambrini e Sara Garagnani sarà trasmesso in streaming e poi salvato. Spero anche quello con Marco su Cortazar, però glielo devo ancora chiedere, quindi vi saprò dire. E niente, a venerdì prossimo, poi nel mentre ci sarà occasione di vedersi. Per ogni sempre domanda, cose, questioni, siamo sempre qua. Ciao! Ciao, buon fine settimana. Ah, l'inventario, Paola! Ah, porca Dillo. miseria, lo dico intanto prima che Margherita ci spieghi, non ci siamo la prossima settimana, se dovete venirci a trovare, ovviamente rispondiamo alle mail, non rispondiamo al telefono, rispondiamo solo a mail e messaggi, perché lunedì, martedì e mercoledì faremo l'inventario, che vi assicuro non è una cosa piacevolissima, però lo dobbiamo fare, quindi chiuderemo 3 giorni, ci saremo da giovedì. Però se appunto avete urgenze o comunque cose da chiederci, scriveteci, lì rispondiamo. Ciao!